se ho un mito nel vero senso della parola è questo, è quello dell'attrice Louise Brooks. Io appunto non ho mai tenuto fotografie di attrici nel cassetto, ma di Louise Brooks in effetti ho da più di 20 anni una sua fotografia. E mi piaceva moltissimo questa attrice, anche se non avevo mai visto i suoi film. Poi è diventata un po' il modello di Valentina stessa, e soltanto molto dopo ho visto i suoi film, solo qualche anno fa. Un giorno sono andata al piano di sotto per prendere la posta e ho trovato uno strano pacchetto che veniva dall'Italia. Sono tornata sopra, l'ho aperto e c'era un libro. Allora scrissi all'editore, mi fu inviata la traduzione del testo e delle informazioni su Guido Crepax. Guido poi mi scrisse una lettera deliziosa. Oh mamma mia, per un pelo non hai visto quello. Che cretino. Ma no, sono io la cretina. Devo ricordarmi. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Guardati di colpo. Ancora. Basta, rimetti la gonna. Cerchiamo di non fare delle pose troppo cretine, eh? Ma guarda sempre in macchina. Basta, adesso prova con i pantaloni. Così, bene. Lei lavora sempre con questa macchina? Sì, cioè... Hai sentito? Hanno colpito il reattore principale, saremo certamente distrutti. Questa è pazzia! Sperato.
Mi piace disegnare come se avessi una macchina fotografica in mano, però ecco, sia ben chiaro che non voglio fare dei disegni fotografici. E anzi, i miei disegni, pur essendo realistici, rientrano nel realismo, ma hanno sempre quella componente di fantasia. E non sono mai quindi delle fotografie traslate, questo proprio ci tengo a dirlo. I miei primi disegni sono stati delle copertine di dischi, era un lavoro così che mi piaceva molto, molto divertente perché era abbastanza libero. Mi piaceva soprattutto fare le copertine dei dischi con la musica che mi piaceva di più naturalmente, cioè il jazz in particolare e in generale la musica cosiddetta seria e così via, insomma ho fatto tante cose diverse. Valentina è un regalo, ma ora è una presenza. Mi è stata regalata dal direttore della galleria dove Guido Crepax ha fatto una mostra su Casanova. Grande amico, siamo nati insieme, e mio padre e suo padre suonavano insieme nel trio Guido Savario Crepax e con Guido siamo sempre rimasti legati e da ragazzi si giocava sempre insieme. Lui ha avuto sempre questa mano facilissima, cioè Guido è conosciuto per Valentina e per tutti i disegni stupendi che ha fatto.